Senatrice, la istituzione dell'Ordine delle professioni infermieristiche, oggi anche al centro di questa iniziativa, la tutela e la valorizzazione di un ruolo sempre più importante in ambito sanitario. Sì, come ha detto lei, è un ruolo importantissimo in ambito sanitario ed è giusto il riconoscimento a livello nazionale come ordine, perché è importante stabilire che ci sono diversi livelli operativi nella sanità. Non c'è solo il medico specialista, ma ci sono gli infermieri anche con una laurea magistrale che operano nei settori della sanità e che sono il cuore pulsante della sanità, coloro che veramente stanno accanto ai cittadini 24 ore su 24. Quindi ritengo che questo ruolo sia da valorizzare maggiormente, anche con un riconoscimento economico, e questa è un'attenzione particolare che deve dare il governo, perché ho sentito l'intervento anche della Presidente nazionale, la dottoressa Mangiacavalli, che parlava di vari aspetti della professione infermieristica, però vari aspetti che per avere una concretezza devono essere anche maggiormente retribuiti. La dottoressa Barbara Mangiacavalli è presidente nazionale FENOPI, il più grande ordine italiano per numero di iscritti. Quest'oggi si è parlato anche degli sviluppi della professione infermieristica in prospettiva tra luci e ombre. Insomma, abbiamo visto da parte sua un richiamo a un cambio di rotta nella gestione complessiva della sanità nazionale e anche delle varie regioni. Ma indubbiamente il fatto di essere diventati ordine è un elemento valoriale per noi importante. La funzione dell'ordine in primis è quella di tutelare il cittadino. Gli ordini, secondo la legge 3, sono enti sussidiari dello Stato, quindi lo Stato assegna agli ordini attività in nome e per conto dello Stato. E noi abbiamo un'attività prioritaria che è quella di garantire l'articolo 32 della Costituzione. Quindi è inevitabile che la mia riflessione abbia un po' puntato su questi aspetti. La Calabria è una regione che ha delle potenzialità enormi, deve mettere un po' a sistema tutto quello che ha, perché dispone di competenze, di professionalità e di capacità. E quindi in questo senso ci tengo che i colleghi di questa regione possano dare un contributo fattivo e propositivo alla realizzazione di modelli utili per i cittadini e per i loro bisogni di salute. Presidente Concetta Genovese, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Catanzaro, protagonista e promotrice di questo evento che ha avuto la presenza autorevole anche della presidente nazionale della FENOPI. Un momento importante di riflessione e di confronto. Sì, queste due giornate di studio hanno voluto essere una riflessione su quello che è la professione infermieristica al servizio del cittadino, riflessione che ha aperto tanti ventagli delle specializzazioni anche infermieristiche, delle specialità. Cioè, noi non possiamo pensare a una professione unica per tutti i setting assistenziali. Ecco perché abbiamo riscoperto e voluto portare questi relatori in maniera tale che portassero anche le loro esperienze e far un po' rivivere quello che è il senso della professione. L'assistenza è il cuore pulsante praticamente della professione infermieristica. Non ci può essere assistenza se non ci sono validi professionisti. I professionisti sì, devono essere al servizio delle persone, ma devono essere competenti. E questa è la base proprio di quello che ci richiede il cittadino.